Il veleno sta nella coda di Padova Lecce, coi biancoscudati costretti ad inseguire fino a 7 minuti dalla fine un risultato che sembrava irraggiungibile dopo il gol in apertura di gara di Rizzolo, l'ex di turno, e le numerosissime occasioni costruite da Montrone, Galderisi, Pellizzaro, Franceschetti, Gabrieli e sfumate per un pizzico di imprecisione e molto per la bravura del portiere pugliese Gatta, che ha sfoderato almeno 4 interventi determinanti. Sembrava dunque la classica partita stregata, poi un lampo di Montrone a 7 minuti dal termine. E subito dopo il rigore assegnato al Padova dall'arbitro Mughetti di Cesena per un fallo di mano in area pugliese di Altobelli e trasformato da Galderisi fanno saltare i nervi a Lecce. Orlandini si becca il cartellino rosso per questo fallaccio su Galderisi, già in pieno recupero. Poi in sala stampa la requisitoria di Bruno Boichi nei confronti dell'arbitro è durissima. Voglio parlare di una cosa sola, di regolamento del gioco del calcio, perché a me devono spiegarmelo sto regolamento, perché io per quello che ne so mi è stato detto che se un giocatore sta entrando in area da solo, palla al piede, lui è il portiere e viene falciato da dietro, il giocatore avversario va espulso, così mi è stato detto. Se invece c'è un altro regolamento che dice che deve essere ammonito, e allora me lo dicono, così mi so regolare di conseguenza. Si riferisce al fallo di Ottoni? Beh sì, credo che l'abbiate visto tutti, non c'è bisogno di fare riferimenti specifici, è una cosa talmente macroscopica che non so. Perché poi se vogliamo parlare di regolamento andiamo anche avanti, perché quando uno sta per prendere una pallonata in faccia, si copre con le mani da una palla che arriva da 3 metri e gli viene dato rigore contro, anche questa è un'interpretazione del regolamento particolarissima. Quindi noi contestiamo questa sconfitta perché avremmo potuto chiudere la partita 2 volte nettamente sull'1-0, abbiamo avuto 2 volte un nostro giocatore solo con il portiere avversario, qui non siamo stati capaci. Sandriani, il Coronario come stanno? Ma è stata una partita durissima, sapevamo che sarebbe stata difficile, ma indubbiamente poi è diventata ancora più difficile dal pathos che è successo in campo. Mi sembra che poi tutto sommato ha vinto la squadra che ha cercato di giocare a calcio. Ma lei a quel punto ci credeva ancora? E alla fine avevamo speso molto, però la caparbietà di questi ragazzi è stata premiata, mi sembra anche meritatamente, perché ribadisco, siamo stati quelli che hanno cercato di giocare a calcio contro una squadra che ha fatto solo rottura.